Bene. Eccoci ritrovati qui in un nuovo video su Gossip e Vintage con la ciurma dell'Alcaesti, perché quest'oggi parliamo di un fenomeno che ha scombussolato tutto il mondo dei manga e dei giochi da carte collezionabili sul finire degli anni 90 e primi anni 2000, vale a dire Yu-Gi-Oh! Il perché è presto detto. Molti conoscono questa serie più non tanto per il manga in sé, che addirittura in Italia ha avuto adesso una ristampa dopo veramente tanti anni di richieste, ma per il gioco da collezione di carte in sé, che addirittura possiamo dire che è secondo forse soltanto al Magic the Gathering, uscito nel 93. Quindi quest'oggi abbiamo deciso di presentarvi questo video speciale di unboxing dei primi due mazzi iniziali di Yugi e di Seto. Questo video sarà... ma non i primissimi, quelli vecchi usciti, ma il ritorno. Quindi Starter Deck Yugi Ritorno, Starter Deck Kaiba Ritorno, e quindi diciamo... Rivisitati con carte più forti. E siamo curiosi appunto di vedere come saranno. Insomma. Esatto. Prima di iniziare ci tengo a dire che questo sarà il primo video di due dedicati a Yu-Gi-Oh! Perché è un'opera che merita maggiore attenzione. E noi cercheremo di dargliela in ogni suo adattamento. Aspetto anche. Cioè, non solo sulle carte, ma su anche tutta la trama, l'anime, il manga e quanti. Insomma, tutto quello che ruota intorno a questo mondo creato dal Kazuki Takahashi. Esatto, che purtroppo ci ha lasciati in maniera tragica un anno fa. Quindi, unboxing! Non vedo l'ora. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto leggo la scritta che è interessante. Nell'antico Egitto esisteva una forza così potente che dovette essere rinchiusa per millenni. Ora un ragazzo ha liberato il potere. È tempo di duellare. E mo son cazzi. Riprende insomma la storia del manga e dell'anime. Joy City. E allora, la cosa che è noto è, vabbè, Mago Nero ovviamente che ci deve essere. C'è ancora, ce ne sono due. Nelle carte vecchie c'è l'Elfo Mistico, Teschio Evocato, Kuribo, e che hanno aggiunto rispetto al primo, vabbè, la ragazza maga nera, che una volta quel cacchio che la trovavi dentro, hanno aggiunto gli abili maghi bianchi, maghi neri, l'interessante spadaccini silenti e la Valchiria del Mago, che tra l'altro è una carta che mi è sempre piaciuta. Poi vabbè, a me gli incantatori sono sempre piaciuti. Da me invece ci sono ovviamente gli occhi blu, anche se ne manca uno, mannaggia, e le vecchie carte, come dimenticare il genio della lampada quando lo gioca la prima volta, che si vede l'ampolla. Figato. Poi vedo un bel po' di carte che non aveva, però sono contento di avere, e manca però il signore DD e il flauto Luca Draghi. Queste due mancano tantissimo. Quello sì. Niente, non ci resta che aprire e vederle insieme, insomma. Vai. Poi massacrarci. Vada. Dove? Perché qui sempre aprirli è un po' laminata. Qui i librettini, campo come quelli vecchi. Poi giochiamo su questi, ovviamente. Queste qui le regole. Ma già che hanno messo dentro il blocco lì di cartone adesso, quelli nuovi. No, non esagerare. È una minata aprirle senza romperle, ragazzi. Ti obbligano a romperle praticamente. Eccolo qua. Già subito. Un disegno pazzesco. Ma come è possibile? Questo drago leggendario è una potente macchina distruttrice. Virtualmente invincibile, sono in pochi ad aver fronteggiato questa creatura ed essere sopravvissuti per raccontarlo. Io inizio con, ovviamente, due draghi bianchi, uno brillante. Mago delle acque, legno, ascia, il ciclope, questo non me lo ricordo, drago abido, X testa cannone che non c'entra niente col mazzo. Vabbè, Wars, cioè, fin dall'inizio. Nemoth, Marion. Horus, il drago della fiamma,
questo è un ottimo aggiunto. Dovrò prendere quello nuovo. Cambio di anima. Tributo al dannato. Tifone spaziale. Controllo avversario. Soffio esplosivo. Esplosione dello scudo. Scheggia dell'abilità. Lupo trappola. Armatura. Magia d'ombra. Rovine diffuse. Ruggito. Diritto di nascita e cancello del danno. Ottimo, direi. Non vedo l'ora di giocare in busta. Beh, io ho il mago nero, ovviamente. Un altro mago nero. Elfo mistico che c'era già. Teschio evocato che c'era già. Neo spadaccino magico. Elfi gemelli. Lama oscura. Buon curibo. Combattente delle lame. Coccinella del destino. La ragazza maga nera. Abile mago bianco, 2. Abile mago nero, 2. L'anziano mago vendicativo. Breaker il guerriero magico, doppio coston. Spadaccino silente livello 3, 2, spadaccino silente livello 5, 1, congegno verde, rosso e giallo, virus elettrico, valchiria del mago, l'ingannatore, buco nero, spada rivelatrice, pendente nero, tifone spaziale mistico, potere del mago, libro della luna, mille coltelli, attacco mago nero, dimensione magica, regole antiche, molto utile per il mago nero, maghi riunite, ruba anime, scheggia dell'abilità, buco trappola, waboku, forza riflessa, una delle migliori trappole esistenti, cerchio incantatore, richiamo del posseduto, cilindro magico, ripristino miracoloso, assenza di gravità, energia ascendente, peccato per i cappelli magici, carta insomma è iconica, fondamentale, iconica. E mo? Duellate. Vai! Almeno non lo coppo. Non lo coppo? Perché? Coppo. Allora io ho sotto 4. 3. Fa male che in fondo perché non mi ricordo cosa fa. Allora, tu hai detto che hai sotto. Ora, decidi tu. Inizia te. Vai. Ricordiamo che chi inizia non pesca. Sì. Rocco spadaccino silente livello 3. Passo il turno. Ciascuno si inaugura. Attivo l'effetto di pianta burattinaia dalla mia mano. Posso scordare questa carta al cimitero, scegliere come bersaglio un mostro tipo guerriero incantatore controllato dal tuo avversario e prendere il controllo fino alla fine, di quel bersaglio fino alla fine del turno. Prendo il controllo e lo sacrifico e lo controllo. Ma non è un incantatore? Un guerriero o un incantatore? Ah, guerriero. E cos'è che fai? Lo prendi? Sacrifico e attacco con Drago Tigre. Prendo 2400 punti d'arte. Vai. Gioco richiamo del posseduto, faccio tornare lui, lo sacrifico, gioco teschio evocato e attacco il tuo drago. Ah, una cura assicurata. Vai, attacco. Hai vinto. Bella partita del merda. È finita. Un'altra allora. Forza. Sì. Culo che ci ha manuto. Cos'è che c'aveva armatura sacurezza? Ovvio. No, tutto mi hai smontato. È la potenza del mago nero questo. Un drago bianco che non riesce a essere contenuta nelle carte. Mille coltelli. Mille zubi. Rimpicciolire. Ecco.
Metà? 4. 4. Che cazzo? 4. 8. Drago bianco o chi blu? D'oro. Drago bianco. Allora, per chi non conoscesse il gioco, si pescano 5 carte e chi inizia, insomma, a giocare non pesca la carta al suo inizio turno, quindi alla sua main phase. Inizia tu. Allora. Quindi Cree non pesca, io pescherò. Gioco una carta coperta, mostro e una carta magia o trappola coperta. Vai. Gioco Horus il drago della fiamma oscura livello 4. Che pacco. Soldato di pietra 2000 di difesa. 400 danni. Gioco Valchiria del Mago e attacco Horus. È una 1006 come la tua. Non distrutto entrambe. E passo il turno. Ricordiamo a chi sta guardando il duello che Manuto sta usando il mazzo Seto Kaiba al ritorno e io sto usando il mazzo Mago Nero il ritorno, cioè Yugi Muto il ritorno. Comunque Yugi. Tecnicamente. Il mazzo base. Ricordiamo che non abbiamo aggiunto né tolto niente. Gioco quello spadaccino silente livello 3 e passo il mio turno. Non abbiamo aggiunto assolutamente niente. Dopo Kaiser, cavalluccio marino, attacco il palacino. Gioco il cerchio incantatore. Non può attaccare o cambiare la sua posizione. Allora, nella mia stambi phase posso mandare questa carta scoperta al cimitero e evocare specialmente uno spadaccino silente livello 5 dalla mano al deck, quindi lo faccio. La stambi phase è quando stai pescando, prima di pescare se lo faccio. Sì. Gioco. Che cazzo è? Non si sa. Spadaccino silente livello 5. Ricordiamo che è un'evocazione speciale, quindi mi permette di giocare altre carte. Gioco il congegno verde. Quando viene evocata normalmente o specialmente aggiungo un congegno rosso dal deck alla mano. Congegno rosso. Ricordiamo l'effetto di spadaccino silente livello 5, è immune agli effetti delle carte magia dell'avversario e durante la prossima stand-by phase, dopo che ho finito danno a combattimento, potrei evocare lo spadaccino silente livello 7 che non è in questo mazzo. Quindi con spadaccino silente livello 5 provo ad attaccare Kaiser cavalluccio marino. Il tuo 2-3-600 più 400 di prima 1000. Col congegno verde provo a attaccare la carta coperta. 2000 di difesa. Prendo i danni, ovviamente 600 danni, tocca a te.
cerchio incantatore, se ne va. Allora, direi di fare il gioco di nuovo effetto di pianta burattinaia. Prendo il controllo, spadaccino silente, livello 5, fino alla fine del turno. Lo sacrifico, sacrifico anche il mio. È giunto il momento! Drago bianco, occhi blu! Attacco il congegno. Congegno è la tua 3000, la mia 1400. 1600 più i 600 di prima. Ricordiamo che stiamo giocando con 2000 life points. 4000. Sì, 4000 life points invece che 8000. Allora, sacrifico il soldato di pietra, gioco ragazza maga nera e uso potere del mago. Gli do 1500 di più di attacco e attacco il drago bianco occhi blu. Attivo offerta al condannato. Scelgo come bersaglio un mostro scoperto sul terreno, distruggo quel bersaglio e inoltre salto la mia prossima drop base. Distruggo la ragazza maga nera e non posso pescare. Vai. Posso pescare un mostro coperto, tacco col drago bianco. Hai vinto. Grande drago bianco da nuovo. Allora, ricordiamo a chi ci guarda che io sto giocando col mazzo di Yugi il ritorno e Manuto col mazzo Seto il ritorno. O i dragoni. Non abbiamo modificato assolutamente niente, giocheremo col mazzo base come è stato fatto. Ricordiamo, allora, abbiamo uguale, guardiamo sotto di nuovo, è una trappola. È una magia. Andiamo sotto di nuovo. 4. Magia. Sceglie Manuto chi inizierà. Ricordiamo che si pescano 5 carte all'inizio della partita. E chi inizia non pescherà la carta alla sua main phase. Non mi ricordo il cazzo. Qui hanno pescato un po' strano. Ah, inizia da me, magari pesco qualcosa di bello. Gioco una carta coperta e due magie trappola coperte. Passo il mio turno. Vai. Gioco una carta coperta e passo. Aperta e passo. Vai. Ehi. Sei troppo potente. Gioco scheggia dell'avidità, è una carta continua, ogni volta che pesco una o più carte durante la mia pescata normale nella draft phase metto un segnalino avidità su questa carta, posso mandarla al cimitero con due segnalini e pescare due carte. No, però dell'avidità depotenziata. Sì. Passo il turno. Cilindro magico, prendi 3000 danni diretti. Che botta! Vai! Un segnalino su questa, sì.
gioco scopro anziano mago vendicativo, distruggo il drago bianco chi blu e gioco l'abile mago bianco. Ogni volta che viene attivata una magia metto un segnalino su questa carta, quando arriva tre segnalini lo offro come tributo e gioco un combattente del lame dalla mano deck o cimitero. Con abile mago bianco provo a attaccare la carta coperta, prendo 100 danni e passo il turno. Drago avido, attacco l'anziano. Quanto è che ha? 1009. Gioco energia ascendente, scarto una carta, poi scelgo come bersaglio un mostro scoperto sul terreno, quel bersaglio guadagna 1500 d'attacco fino all'end phase. Scarto Kuribo. No, Kuribo! Mi andrebbe a? 1500 più 450. 1950. 50 in più. Guadagna 700 d'attacco. Porca puttana. Una sfida tra potenziamenti. Niente, prendo i danni io. 650. 650 danni più 100 di prima, 750 di danno. Quindi hai giocato una carta magia, un segnalino. È cremino. Si dice ogni volta che viene attivata una carta magia. Ah, buono allora. Questa ha due segnalini, la spacco e pesco due carte. Gioco regole antiche, evoca specialmente un mostro normale di livello 5 superiore dalla tua mano, gioco il mago nero. E quindi abbiamo giocato due, cioè sì, una te, una io magia, quindi ha due segnalini magia. Col mago nero attacco il drago avido. 600 danni più 3000 di prima, 3600. E con l'abile mago, no, scherzo, passo il turno. A 100 in più. Tributo al dannato, scappa una carta e distruggo il mago nero. Targo da Alexandrite, attacco abile mago bianco. Gioco forza riflessi. Tutto ce le hai, vai. Allora, tu hai giocato magie? No. Oh sì, era una magia quella che giocavo. Quindi posso usare il suo effetto. Offro come tributo questa carta con tre segnini di magia su di esso, evoco specialmente combattente della lama, dalla mano, dal deck o dal cimitero. Quindi, dal deck, gioco combattente delle lame, guadagna 500 d'attacco per ogni mostro di tipo drago controllato dall'avversario e nel suo cimitero. Quanti ne ha nel cimitero? Troppi. 1, 2, 3, 4. Minchia. Quindi guadagna 2000, è una 4600. Poi gioco il richiamo del posseduto, rievo col mago nero. Con mago nero attacco la tua carta mostro. E col combattente lame diretto. Okay.